Sindaco, è tutto pronto per il premio Tomasi di Lampedusa, un evento culturale che ormai è diventato un appuntamento importante per il vostro comune. Tutto pronto, sì, tutto pronto. Ieri sera abbiamo provato, anzi questa notte abbiamo provato, incrociamo le dita e aspettiamo appunto che questa sera finalmente questo premio inizi. Noi pensiamo di aver fatto, diciamo, un grande sforzo organizzativo per mettere su un premio letterario all'altezza anche del 60° anniversario della pubblicazione del Gattopardo. E penso che questa sera, anzi invito tutti per venire a Santa Maria di Belice, possiamo veramente godere di una bella serata, penso. Com'è il tema? Mi pare che è la magia di un libro, l'incanto di una sera. Questo è il tema che ci accompagnerà in questa lunga serata, diciamo, margheritese. Tra l'altro non mancheranno i momenti di intrattenimento con Noemi, ma anche con l'intervento di un certo spessore dell'attore Giancarlo Giannini. Sì, diciamo, oltre a conoscere e ad ascoltare il vincitore, Aaron Burr, questo scrittore eccezionale che veramente sta vendendo tantissimo, è proprio un caso editoriale, per cui avremo veramente il piacere di sentirlo, di ascoltarlo, di parlare di questo libro che ha vinto, ma oltre a questo appunto c'è un momento di intrattenimento, di spettacolo che penso sia molto molto interessante. Giancarlo Giannini ritengo che sia nel cuore di tutti coloro che amano il cinema e che amano il teatro. E poi questa Noemi con questa voce così graffiante, così particolare, che è molto amata dai giovani e anche dai non giovani. E noi dimentichiamo anche il nostro bravissimo Milici con la sua armonica. Abbiamo due presentatori assolutamente bravi, li ho ascoltati ieri in anteprima e devo dire che sia Nino Graziano Luca che la Giarrusso, che l'attrice Giarrusso, sono veramente bravi e pimpanti, per cui ci daranno, ritengo che questa sera ci daranno veramente tante tante emozioni. Santa Margherita ci crede, Santa Margherita ha ormai scelto questa via di promuoversi attraverso la cultura e il Gattopardo, per cui Santa Maria di Brice è sempre di più città del Gattopardo.